Con il panettone ai frutti di bosco e zenzero, Katia Giancola del Caffè Le Dune di Silvi Marina vince l'edizione 2023 del Festival del Panettone Artigianale Abruzzese all'aeroporto Liberi di Pescara. Intanto raccontiamo com'è fatto questo panettone e come si sente la vincitrice. Sono felicissima, per me è un grande riconoscimento. E l'abbiamo fatto pensando all'affetto di una mamma, perché pensavamo fare un panettone particolare. E l'ho fatto dedicato alla mamma perché ho pensato che il Natale è per la famiglia e ho pensato anche che gli affetti vanno e vengono, tanti affetti, però quello della mamma resta sempre e quindi è dedicato a lei. Abbiamo messo lo zenzero perché è quel pizzico di, come si dice, di stuzzichevolezza, no? Che la mamma magari ti sprona, la mamma ti fa anche una rammenda se c'è bisogno, no? Un'ammenda. Quindi ho pensato di utilizzare il dolce dei frutti di bosco e il piccante dello zenzero. Tanti tipi di panettoni artigianali lei prepara, ma questo è davvero quello più richiesto anche nel suo punto vendita? Sì. Anche questo, sì, perché questi abbinamenti particolari poi alla fine vengono richiesti e ti chiedono sempre, la clientela chiede sempre, e poi che cosa c'hai? E poi che cosa c'hai? Perché il classico, bene o male, lo fanno tutti quanti, sì. Questo successo a chi lo dedica, signora? Alla mamma. Questo successo è tutto per la mamma. Con il panettone artigianale ai frutti di bosco e zenzero, il Caffè Le Dune di Silvi vince il Festival del Panettone Artigianale all'aeroporto Liberi di Pescara. Facciamo il punto della situazione con il presidente di giuria, l'accademico della cucina, Mimmo D'Alessio. Intanto complimenti per questo tipo di iniziativa molto molto interessante, dove abbiamo visto come la pasticceria abruzzese riesce a fare dei prodotti eccezionali anche in un segmento, se vogliamo, nuovo per la nostra tradizione. Non siamo secondi a nessuno. Per quanto riguarda il panettone che si è qualificato al primo posto, dobbiamo dire che è stato un panettone interessantissimo nella confezione, quindi con l'occiatura giusta, con la colorazione giusta, con un profumo intenso, ma anche con una novità, un pizzico di novità che ha fatto la differenza.